Ciao ragazzi, bentornati. Oggi nuovo video elettronico, un po' particolare. Andremo a parlare del VCO, nient'altro che un oscillatore controllato in tensione. Cosa significa? Significa che abbiamo un oscillatore che emette, genera una determinata frequenza e che noi possiamo regolare, controllare questa frequenza di uscita tramite una tensione in ingresso. Come oscillatore noi conosciamo il 555, quindi andremo a vedere come poter modificare la frequenza generata dal 555 nella configurazione stabile, introducendo un segnale d'ingresso che è una tensione. Quindi finalmente andremo a utilizzare il piedino 5, che nel 90% dei casi viene semplicemente connesso ad una capacità. Vediamo subito lo schema. Perfetto. Allora, in nero abbiamo il 555 e il suo interno, in blu il circuito esterno che andremo a realizzare. Ho tutto molto abbastanza semplice. Escludendo questa parte, che cosa accade velocemente? Quando do l'alimentazione, questa capacità inizia a caricarsi tramite R1 ed R2. Inizia a caricarsi fin quando il potenziale in questo punto supera la soglia del partitore di tensione, che è a 2 terzi VCC, e fa commutare questo comparatore a livello alto, il che manda il latch in reset, l'uscita a cunegato si attiva. Il transistor che mi scarica quindi la tensione in questo punto verso massa. Quindi questo punto va a zero, la capacità che era carica inizia a scaricarsi. Si scarica tramite la resistenza R2, il potenziale in questo punto inizia a scendere fino a quando? Fino a quando va al di sotto di un terzo VCC. Quando scende al di sotto di un terzo VCC, il latch si setta, l'uscita va a livello alto, questa cunegato a livello basso, mi disattiva quindi il transistor e quindi questo punto, il potenziale in questo punto inizia a risalire tramite VCC e il processo si ripete. E in questo modo l'uscita oscilla. Ora, come posso io controllare tramite una tensione la frequenza di oscillazione? Beh, la frequenza di oscillazione ora la vedremo, dipende da R1, R2 e C. Io la controllo tramite la tensione che applico su questo punto, che nient'altro è la tensione che applico sul piedino 5 del 555. Cancello questo schema, faccio un diagramma temporale di quello che accade. Così cerchiamo di capire come tramite questa tensione che varia riesco a controllare la frequenza di uscita di questo oscillatore. Abbiamo due grafici in funzione del tempo. Qui abbiamo la VE capi del condensatore, quindi pin 6 e 2, e qui abbiamo la VOUT, quindi il pin 3. E che cosa succede? Succede che inizialmente il condensatore inizia a caricarsi ed arriva fino a 2 terzi VCC, dopodiché inizia a scaricarsi fino a 1 terzo VCC e così via. Ora, per quanto riguarda l'uscita è a livello alto fino a che il condensatore non arriva a 2 terzi VCC, dopodiché passa a livello basso, poi a livello alto e così via. Calcoliamo ora velocemente T1 e T2 per avere un quadro completo di quello che succede. Dopodiché introduciamo la differenza di potenziale applicata al pin 5 e vediamo cosa accade. Perfetto, dunque, per calcolare il tempo di salita parto dall'equazione di carica del condensatore, la applico in questo punto da cui trovo il tempo, la applico in questo punto, trovo il tempo, faccio la differenza dei tempi e ottengo il semiperiodo T1 in cui il LED è acceso.
Velocemente qui ho fatto tutti i calcoli e ottengo che T1 è 0,693 RC, dove R ovviamente è la somma di R1 e R2. Vediamo ora T2. Oh, stessa cosa, ho spostato il T con due stelle, ho fatto tutti i conti, questa è l'equazione con cui si scarica la capacità tramite una resistenza R. E quello che viene sempre il logaritmo naturale di 2 RC, dove R è la R di 2. E quindi otteniamo il periodo totale calcolabile e non modificabile. Ora vediamo cosa succede quando introduco la tensione sul piedino numero 5. Se andiamo a riprendere lo schema circuitale dell'interno del 555, troviamo una serie di tre resistenze da 5 kΩ collegate tra VCC e massa e il pin 5 di controllo, chiamato V-pin 5, collegato in questo punto. Quindi cosa succede? Succede che il grafico è lo stesso, solo che invece di avere 2/3 VCC e 1/3 VCC abbiamo la tensione di controllo come soglia e la tensione di controllo mezzi come soglia bassa, perché in questo punto abbiamo V-pin 5 e in questo punto abbiamo V-pin 5. Se prima la soglia alta era VCC 2/3 VCC, ora è V-pin 5. Se prima la soglia bassa era 1/3 VCC, ora è V-pin 5 mezzi in questo punto. Quindi quello che succede è la stessa identica cosa, ma variando V-pin 5 variamo la frequenza di V. Ho fatto in rosso una variazione facendo finta di diminuire la tensione che controlla sul pin 5 e vedete come la frequenza cambia. Perfetto ragazzi, vediamo come cambia il periodo in questo caso, dove il periodo T1 più T2, T1 è la parte alta, T2 è la parte bassa e queste sono le formule per poterlo calcolare. Bene, montiamo il circuito. Perfetto ragazzi, ci siamo, il circuito è alimentato e lampeggia. Al posto di R2 ho inserito un trimmer da 10 kΩ per poter variare la frequenza base e il trimmer invece che modifica la differenza potenziale sul pin 5 è sempre da 10 kΩ. Ora lui è inserito, io lo disattivo, quindi questa è la frequenza di oscillazione del 555 senza controllo. Vedete, se io vario questa, varia la frequenza, giustamente sto variando R2, la lascio fissa R2 e lascio una frequenza X. A questo punto collego sul pin 5 la tensione di controllo e vedete che cambia già qualcosa. Abbiamo una frequenza completamente diversa. Provo a questo punto a variare il trimmer che mi cambia la tensione sul piedino 5. Vedete come cambia? Lo stacco e ritorna all'oscillazione originale. Riattacco il controllo. No, non l'ho attaccato. Eccolo, riattacco il controllo. E l'oscillazione riparte. Perfetto ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima.